Hola, bienvenidos. Oh mamma mia, mettiamoci un po' a posto, eccoci, siamo pronti. Allora, non ci sentiamo da un po', ma non sono stato a guardare per aria. Vabbè, un po' anche a guardare per aria. Ma nel frattempo mi leggevo i vostri commenti, a parte quelli che di solito cancello, ne sono arrivati di carini, di interessanti e che ci portano a ragionare, a pensare un pochino a come vanno le cose. Allora, un commento molto carino è questo. Gentilissimo Silvio, complimenti, grazie, bla bla bla. Le posso chiedere se potesse parlarci con altrettanta chiarezza e linearità, grazie, troppo gentile, aspettative troppo alte, degli amplificatori a valvole e le loro carenze in fatto di distorsioni e come poterle mitigare. Ragazzi, da una richiesta del genere ce n'è per fare una serie di video, ci limitiamo intanto a farne uno, poi magari vediamo se approfondire qualche argomento che possa essere interessante, ma già con queste basi di cose da dire ce ne sono. Quindi mettetevi comodi e godetevi il resto del video, o almeno cercate di non annoiarvi troppo. Allora, cominciamo dall'inizio. La distorsione degli amplificatori a valvole. Perché la distorsione degli amplificatori a valvole è più alta rispetto a quanto si possa misurare negli amplificatori a transistor? Allora, prima di tutto, cerchiamo di riassumere quanto detto in innumerevoli video più o meno tecnici che potete trovare sul mio canale, andate a vedere, ce n'è di roba. Prima di tutto, dicevo, si tratta di capire come viene misurata questa distorsione, e la distorsione che viene misurata in maniera peraltro del tutto inutile e direi fuorviante per quanto riguarda la valutazione delle prestazioni di un amplificatore è una distorsione in regime sinusoidale a 1 kHz. Dicevo, ne ho già parlato nei vari video di misura degli amplificatori, che però, devo dire, sono molto meno visti di altri video magari più divertenti. E quindi vale la pena di mettere i puntini sulle i. Quel tipo di misurazione della distorsione, dicevo, non ci dice niente. Anzi, ci dice che, semplicemente, un amplificatore a valvole distorce di più di un amplificatore a transistor. Questo ci potrebbe far pensare al fatto che le valvole distorcano più dei transistor. La valvola intendo come componente, ok? Come componente elettronico, come dispositivo attivo. Beh, allora, questa conclusione a cui si potrebbe arrivare, tanto per cominciare, è falsa. Cerchiamo di entrare un pochino di più nel merito e qui, come dicevo prima, il discorso potrebbe allargarsi e dividersi in mille rivoli. Cerchiamo di venire al punto. Se parliamo di valvole in genere, il discorso ha poco senso, quindi cerchiamo di fare almeno una prima distinzione, perché di valvole ce ne sono di diversi. Tagliamo la testa al toro, se parliamo di triodi per uso audio, ok, 300B, 845, le varie ECC e altre, allora cominciamo col dire che in un regime di utilizzo nominale la distorsione di queste valvole è più bassa della distorsione di un transistor in condizioni simili. Ossia, questi dispositivi, ripeto, triodi per uso audio, sono più lineari dei dispositivi a stato solido. Quindi, a parità di condizioni d'uso, a parità di tipo di circuito, queste cose distorcono meno dei transistor. Sì, però allora perché? Allora i transistor hanno l'amplificatore a transistor, hanno 0,001% di distorsione e quelli a valvole hanno il 5%. Ci arriviamo, con calma. Cominciamo a dire che questa differenza di prestazioni, che prestazioni non sono, ma sono semplicemente delle misure, peraltro sbagliate, come dicevo, non dipende dal tipo di componente, ma dipende dal tipo di circuito. Mettiamolo lì. Se prendiamo in esame altri tipi di valvole audio, quindi tetrodi, pentodi, lasciamo perdere altre valvole più specializzate che non ci interessano per i nostri usi, ma ci sono gli eptodi con 7 elettrodi e cose strane, valvole a mu variabile, tutte valvole per utilizzi particolari, tipicamente in radiofrequenza o per operazioni di compressione del segnale, di regolazione del livello, del guadagno, pardon. Tutte queste valvole sono valvole che sono non lineari da progetto e quindi non vanno bene per i nostri usi, dove abbiamo bisogno effettivamente di poca distorsione. Ecco, se prendiamo però in esame tutte quelle valvole, appunto, tetrodi e pentodi, che vengono usati per uso audio, vi faccio dei nomi, L84, L34, KT88, KT90, 120, eccetera, serie KT, ecco, tutte queste valvole e altre che non sto a enumerare. Ecco, queste valvole sono state
a loro tempo progettate per avere maggiori potenze a disposizione, ok? Maggiori potenze d'uscita negli amplificatori. Tanto che quando vennero presentate, un ingegnere ne prese in mano una e disse: "Oh, look, 30% distortion in a bottle", cioè 30% di distorsione in una bottiglia. Perché? Perché un tetrodo e un pentodo sono valvole essenzialmente poco lineari, ma adatte a fornire potenze più elevate. Allora, perché le usiamo nei nostri amplificatori? Ve l'ho appena detto, per avere potenze più alte a disposizione. Qual è il drawback? Aumento della complessità del circuito, diminuzione della raffinatezza del risultato. Perché? Dicevo, aumento della complessità. Per poter usare tetrodi e pentodi in un amplificatore bisogna necessariamente fare uso di retroazione. Vi ricordate la retroazione? Prelevare una parte del segnale in uscita, riportarla all'ingresso, invertita di fase per sottrarre gli errori, quindi linearizzare il circuito. Ecco, questo è necessario in circuiti che utilizzano dispositivi intrinsecamente poco lineari, come i tetrodi, come i pentodi. Risultato? Ho amplificatori che distorcono numericamente molto meno, tendono a suonare un po' peggio e hanno potenze più alte. Tutte cose che, se sono necessarie, sono necessarie. Se ho per forza bisogno di tirare fuori 200 watt da un amplificatore, salvo complicazioni enormi, per questioni economiche devo agire in questo modo, per utilizzare dei circuiti più complessi, meno raffinati, ma che forniscano le caratteristiche richieste. Non c'è sano. Il punto qui è capire se ho veramente bisogno dei 200 watt, questo è un altro discorso. Vediamo una caratteristica dei circuiti con controreazione. Quando io prendo il segnale dall'uscita e lo sottraggo all'ingresso, voi capite che il guadagno di questo circuito che vado a comporre in questo modo sarà abbassato proprio da questo anello di controreazione, perché vado a sottrarre parte del segnale. Seguitemi concettualmente, non voglio essere preciso, entrare nei dettagli di come funzioni, come si applichi la controreazione, però ascoltate il concetto, cioè prendo una parte del segnale amplificato e lo sottraggo al segnale che mi entra nello stadio di amplificazione, lo sottraggo, quindi avrò un'amplificazione del mio segnale minore. A fronte di cosa? A fronte di una linearizzazione del circuito, quindi a fronte di una diminuzione della distorsione del circuito. Distorsione, ripeto, THD, distorsione armonica totale, quindi la distorsione dovuta alle semplici non linearità del circuito, quella che viene brutalmente misurata a 1 kHz, che ripeto non ci dice niente sulla bontà del circuito, è solo un dato numerico. Ecco, per migliorare questo dato numerico la soluzione è questa. Scusate. Quindi, per riuscire ad ascoltare a un volume decente, avrò bisogno di un guadagno del mio amplificatore intrinsecamente maggiore del richiesto. Seguitemi ancora solo su dei semplici numeri. Se il mio amplificatore guadagna 10 dB, gliene tolgo 5 per la retroazione, perché sottraggo, ok? Quindi tolgo, il mio risultato sarà un guadagno di 5 dB. Anche se il mio amplificatore ne amplifica intrinsecamente 10. Quindi, per riuscire ad avere i miei 10 dB di amplificazione, cioè il mio fattore di amplificazione ottimale, dovrò avere un amplificatore che, anziché guadagnare 10 dB, ne dovrà guadagnare 15, ok? Il problema qual è? È che i miei dispositivi hanno un loro guadagno. Per aumentare il guadagno posso usare o dispositivi che guadagnino di più, che amplifichino di più, oppure più dispositivi. Siccome per avere alte potenze con alta linearità ho bisogno di guadagni molto alti, il risultato è che devo usare valvole ad alto guadagno e devo usarne tante, quindi altri livelli di complessità in più nel mio circuito. Se prima mi bastavano due valvole, adesso ne dovrò usare 4, ne dovrò usare 5 per avere lo stesso guadagno in uscita, ok? E di guadagno me ne servirà molto, perché adesso le potenze sono alte, quindi dovrò guadagnare tanto. Aumentando il numero delle valvole, aumentando la complessità, lo sapete, discorso già fatto, la qualità del suono che risulta, che esce dall'amplificatore, ne viene di conseguenza limitata. Lo so che è bello vedersi davanti un amplificatore con 12.000 valvole, fa molto figo, ma non è la via giusta per il suono migliore, è la via giusta per potenze alte e distorsioni numericamente basse. Questo dato numerico però, lo ripeto alla nausea, non ci dice niente sulla bontà del nostro amplificatore. Quindi il nostro circolo vizioso è: aumento la complessità per poter aumentare la controreazione, perché più controreazione metto, più abbasso la distorsione. Quindi di fatto io posso fare sulla carta
amplificatori a valvole che distorcono quanto o meno di un amplificatore transistor. Basta aumentare la complessità del circuito, aumentare la controreazione e avrò i dati numericamente bassi quanto voglio, letteralmente quanto voglio. Qual è il risultato? Beh, questo amplificatore non suonerà esattamente bene. Suonerà magari forte. Ecco, questo è il massimo che mi posso augurare. E in più questo amplificatore diventerà pure costoso. Quindi suonerà tanto, suonerà male, costerà caro. La faccio molto breve, la faccio molto sintetica, ma è per darvi dei parametri precisi, senza starmi troppo a girarci intorno. Veniamo ai nostri transistor. I nostri transistor hanno degli indubbi vantaggi sulle valvole. Costano poco e hanno alti guadagni per quanto riguarda l'amplificazione. Quindi, se stiamo nell'ambito del nostro circuito retroazionato, complesso, eccetera, eccetera, ci permettono di prendere quell'amplificatore che era diventato grosso così con una marea di valvole sparse e farlo diventare grosso così. Perché? Perché i transistor sono piccoli, hanno bisogno di amplificazioni molto più semplici, non hanno bisogno di trasformatori d'uscita. Insomma, ci liberano il campo da un sacco di rogne. Qual è il problema? Il problema, lo dicevamo all'inizio, questi transistor distorcono ancora più delle valvole. Quindi la quantità di controreazione che avrò bisogno per far funzionare un amplificatore a transistor e renderlo lineare, ascoltabile quantomeno, sarà altissima. Qual è il problema? I transistor guadagnano tanto, posso buttarci dentro 40 dB di controreazione, altro che i nostri 5 di cui abbiamo parlato all'inizio, e ottenere quelle misure di distorsione, ripeto, in regime statico, sinusoidale a 1 kHz, quindi misura che non... bassissime, cioè i famosi 0,00001% che millantavano gli amplificatori a transistor e ancora millantano oggi, a potenze altissime. Fare un amplificatore da 1 kW a transistor è semplice, è proprio una roba idiota. Fatevi conto fare un amplificatorino da 50 watt, 4 componenti buttati lì, collegati alla bella e meglio, e va. Costo totale dei materiali? 5 euro. Equivalente a valvole, costo totale dei materiali? 10 volte, 20 volte tanto. Il problema è quello che abbiamo detto all'inizio. Il transistor intrinsecamente distorce più della valvola. Quindi tutto questo ambaradan di retroazioni e complessità maggiori, perché se guardate dentro un amplificatore transistor, di transistor ce ne trovate tanti, tantissimi, ci porta a un suono che è, nella migliore delle ipotesi, una pallida sembianza di quello che dovrebbe essere. Scarno, vuoto di informazioni, abbozzato, apparentemente molto preciso, ma solo perché manca tutto il dettaglio di basso livello. Però potenze le buttiamo via con la pala, perché tanto costa poco. Piuttosto che vendere un buon suono che è difficilmente descrivibile, un costruttore ha più facilità a vendere tanta potenza. Quella basta mettere un numero ed è fatto. Lo so, vengo sempre a questa conclusione per cui i costruttori sono cattivi e vi fanno degli amplificatori schifosi. Dico amplificatori, ma in realtà possiamo parlare di apparecchi in genere, no? Perché quando parliamo di amplificatori, anche questo lo ripeto alla nausea, ma è un punto focale, un circuito di amplificazione è un circuito che è in qualsiasi apparecchio, una sorgente, un pre, un finale, quello che volete. Sempre amplificatori ci sono dentro. Amplificatori che si possono fare bene o male, che possono essere costosi o poco costosi, che possono essere complessi o poco complessi. Tutto il discorso fatto fino adesso vale per un amplificatore di potenza, ma vale per un DAC, un prefono, un prelinea. Il discorso è sempre esattamente identico. Spero che quanto detto finora sia sufficientemente chiaro. Adesso facciamo una considerazione che forse è la più importante. Ma un amplificatore che distorce il 5% non può funzionare, non può suonare bene. È quello che i fenomeni dell'ultima ora da 50 anni a questa parte dicono per affossare gli amplificatori da 5-10 watt. E qui c'è da fare un'altra considerazione. Quando andiamo a prendere uno di questi amplificatori in condizioni di funzionamento normali, cioè quando state ascoltando musica, la distorsione non sarà del 5%, perché staremo lavorando a potenza in cui i nostri dispositivi sono estremamente lineari. Perché quando usati correttamente, come si diceva all'inizio, questi oggetti sono estremamente lineari di per sé, da progetto.
Quindi queste distorsioni fantomaticamente alte semplicemente non le avremo. E anzi, il circuito molto semplice e il dispositivo molto lineare ci permetterà di avere una trasmissione di informazioni, quindi un deterioramento del nostro segnale estremamente, estremamente basso. Cosa che un circuito complicato, a valvole o a transistor che sia, semplicemente il problema è che di solito quelli a transistor sono ancora più complicati, in regime di funzionamento normale, in regime di ascolto normale, a fronte di una distorsione armonica totale che, dicevo, non ci dice niente, ci provocherà un deterioramento del nostro segnale estremamente alto. Andate a rivedervi i video fatti sulle misure, lo vedete nei grafici che ho pubblicato in quei video. Vedete che circuiti più complessi, retroazionati, hanno una distorsione ai bassi livelli più alta che non agli alti livelli che non vengono praticamente mai raggiunti, a meno che non si ascolti con volumi da disco. Mentre amplificatori a bassa potenza nel regime normale di funzionamento, quindi nel famoso primo watt o forse meno, sono estremamente lineari e sono estremamente capaci di trasmettere informazioni dall'ingresso all'uscita. Che sia un DAC, che sia un pre, che sia un finale, ripeto, è sempre lo stesso il discorso. I vantaggi reali di un'amplificazione a valvole fatta come si deve, utilizzando i dispositivi per come devono essere usati, è che ci permette una complessità circuitale estremamente bassa e un suono estremamente ricco, reale, naturale, chiamatelo come volete, a fronte di circuiti più complessi, indipendentemente dal dispositivo usato, che ci danno dei dati di targa vendibili facilmente, ma un suono che invece è, nel migliore dei casi, piuttosto deludente, per non dire di peggio. Quindi direi con questo spero di avervi dato un prontuario di risposte ai vostri dubbi sull'elevata distorsione degli amplificatori a valvole, o peggio ancora, l'elevata distorsione delle valvole, che di fatto non c'è. Ok, spero vi sia piaciuto, spero non vi siate annoiati troppo con questo strano video à la carte, così su ordinazione. Spero che sia utile per magari quanti di voi si approcciano a questo tipo, al nostro tipo di riproduzione della musica per la prima volta, o comunque magari quelli che, essendo già con le mani in pasta da tempo, vogliono provare ad avere un punto di vista un po' diverso su questi argomenti, altrimenti continuiamo a discutere di parametri e caratteristiche che, come spero abbiate capito, non hanno alcun senso per l'ascolto della musica. Con questo, se vi è piaciuto questo video e se non conoscete ancora il canale o se lo conoscete e non vi siete ancora iscritti, fate finta di niente, iscrivetevi, perché di video come questi sul canale ne troverete tanti già fatti e parecchi ancora da venire, perché quando c'è uno spunto poi il video si fa. Mettete un like, condividete il video, queste sono le cose che si dicono sempre e noi ci vediamo alla prossima occasione.